Nel parkour devi sapere quando saltare, dove atterrare, come dosare le forze. Qui è lo stesso, devi sapere cosa fare e anche cosa non fare. Qui c'è tutto quello che devi sapere. Durante la scossa, se sei in casa, fai come me. Trova un posto sicuro dove ripararti, come il vano di una porta inserita in un muro spesso o portante, sotto un letto o un tavolo solido. Evita di stare in mezzo alla stanza, perché potrebbero cadere oggetti o mobili. Non correre subito fuori, ma aspetta che la scossa finisca. Se sei fuori casa, stai lontano da edifici, alberi e pali della luce. Potresti essere colpito da qualcosa. Fai attenzione alle cose che potrebbero succedere dopo la scossa, come crolli, frane o perdite di gas. Dopo la scossa, controlla che tutti stiano bene e aiutali se necessario. Prima di uscire, mettiti le scarpe per evitare di ferirti con i detriti. Evita l'ascensore e stai attento sulle scale, potrebbero essere danneggiate. Appena fuori, resta calmo e occhio ai dintorni. Chissà che il terremoto non abbia lasciato qualche brutta sorpresa. Se invece sei vicino al mare, c'è il rischio di un maremoto. Allontanati il più possibile dalla costa e sali su un posto alto, per stare al sicuro. Usa il telefono solo se è necessario, per lasciare le linee libere. Ricorda, una volta che il terremoto è finito, dirigiti subito alle aree di attesa del comune. Ci vediamo lì! E stai al sicuro! Seguici su www.ionorischio.gov.it.